Dal mare alla collina, dal centro storico alle manifestazioni, con personaggi, prodotti tipici locali, paesaggi e tradizioni. È una grande raccolta di immagini e notizie che raccontano la bellezza e lo spirito della millenaria città della fortuna, quella pubblicata dallo studio del Bianco, che ha svolto un grande lavoro di ricerca e poi di scelta di 450 foto racchiuse in 336 pagine. La pubblicazione nasce da un amore sincero che Paolo nutre da sempre per Fano e il progetto, che aveva in animo da tempo, vede la sua realizzazione proprio alla vigilia del 50° anniversario dell'apertura del suo studio. La ricorrenza lo ha spinto a concretizzare questo omaggio alla città. Paolo, sempre attenti alla storia locale, lo scorso anno un grande successo con il libro dei personaggi e oggi ne presentate un altro. Sì, eccolo qua. Fano, città Marecolli, un volume, un viaggio praticamente nelle nostre bellezze. Partiamo dalla città, poi facciamo un giretto al mare e andiamo sulle colline e illustriamo le cose, le meraviglie che abbiamo. C'è qualche foto a cui è particolarmente affezionato? Beh, le foto sì, sono tante a cui sono affezionato, in particolare anche le foto del passato, che hanno sempre quel fascino che ti prende, insomma, ti tocca il cuore vedere appunto un mercato dei primi anni del Novecento, insomma, vedi un'umanità che non c'è più, quindi sono toccante. A chi dedica questo libro? Il libro è dedicato ai miei carissimi nipotini e naturalmente anche alla città di Fano, ai cittadini di Fano. Il volume dunque è stato diviso in tre capitoli ed è la stessa suddivisione del documentario che aveva curato negli anni 90 insieme al professor Aldo Deli, sempre vivo nei ricordi di Paolo. Questa organizzazione permetterà al lettore di liberarsi metaforicamente al di sopra delle mura, potendo così cogliere ogni aspetto oltre a ripercorrere le tappe storiche più significative della città, approfondire la conoscenza delle varie figure legate a Fano, constatare gli enormi cambiamenti avvenuti e ammirare la bellezza che sfoggiano i nostri monumenti e le opere d'arte. Un anno circa di lavoro, minuzioso, la ricerca, anche poi i testi, le didascalie, poi abbiamo fatto anche i testi in inglese, quindi è stato proprio un bel lavoro, insomma, sì, però ci ha dato soddisfazione. Dove è possibile acquistarlo? Allora, il libro naturalmente qui da noi, nel nostro studio e anche nelle librerie di Fano. Un ottimo pensiero per Natale. E sono diverse le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo volume, tra loro i figli Paolo Alberto e Giovanni. Come studio fotografico siamo da sempre attenti nella preservazione e poi nella riproposizione ai nostri concittadini delle immagini e dei filmati riguardanti il passato della nostra città. In questa occasione abbiamo deciso di pubblicare questo libro ricco di immagini e ricco di storia, che vuole essere come uno scrigno in cui è racchiuso lo spirito della città di Fano. Molti la chiamano la fanitudine e quindi crediamo che portandosi a casa questa pubblicazione ci si possa portare a casa anche un pezzo della nostra città.